1.200.000 euro di investimento per i nuovi laboratori dell'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze. Con questa cifra la Camera di Commercio pone in essere un progetto che qualche anno fa sembrava un'utopia. Le nuove officine oggi hanno sofisticate attrezzature di robotica, scanner tridimensionale, stampante 3D e tutto ciò di cui studenti e docenti hanno bisogno per una didattica applicata che porti a risultati concreti e all'avanguardia. Oggi i laboratori del nostro istituto sono all'avanguardia, anzi ci stanno dicendo che talune di queste macchine non stanno neppure nelle imprese più strutturate. È una soddisfazione, torno a dire, per Firenze e per le categorie economiche che fortemente 3 anni fa hanno voluto che la Camera investisse nell'alternanza scuola-lavoro. Iniziato nel 2011, il progetto è uno dei tanti mattoni per la crescita del Paese, che non può e non deve basarsi solo sui grandi numeri, ma deve saper puntare sulla qualità del prodotto, sull'esclusività della forma e della progettazione. Grazie al finanziamento messo a disposizione della Camera di Commercio e con il contributo del Comune di Firenze, i nuovi laboratori permetteranno una formazione più completa e renderanno più facile quell'alternanza scuola-lavoro fondamentale per la riduzione della disoccupazione giovanile, ormai a quota 42%. L'obiettivo è quello di far nascere un vero e proprio campus per la formazione aziendale e professionale, con il fine di farlo diventare un punto di riferimento per l'intero territorio toscano. L'Istituto Leonardo da Vinci, insieme alla Scuola di Scienze Aziendali e alla Scuola Superiore di Tecnologie Industriali, potrebbe formare un contesto unico a Firenze Nova, dedicato alla formazione d'eccellenza. Questo è un esempio pratico di quello che è possibile fare quando c'è volontà di intenti, c'è volontà di fare squadra e si persegue dei progetti con finalità definite.